Luigi, sì. Allora, sì, Luigi proprio... Abate è un giornalista tarantino, grazie, cioè, è un giornalista tarantino che da sempre si occupa di queste vicende e da sempre dice che Ilva deve chiudere. Deve chiudere, ma ora proprio di questi 10 secondi fa ci è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato la sospensiva. Quindi ArcelorMittal può continuare a produrre. Allora, però, questo è un sito industriale che si declina al passato remoto, cioè non è più l'Ilva che ha licenza di uscita. Aveva una produzione importante, aveva anche una qualità di alluminio di acciaio assolutamente invidiata dovunque, perché qui c'era un pezzo di storia di siderurgia importante, ma questa cosa non c'è più. Sei d'accordo? È assurdo quello che sta accadendo. Parliamo di un prodotto di qualità scadente, non appetibile sul mercato, che non crea occupazione, che crea soltanto debiti su debiti che andranno sul groppone dello Stato, che causa morti di tumore, ammalati di tumori anche nelle fasce dell'infanzia, con una percentuale superiore al 30% a Taranto rispetto alla media nazionale. Quindi stiamo parlando di una realtà che è antieconomica, antiproduttiva ed è mortale. L'unica forza politica che ha dimostrato coerenza, linearità, è quella retta da te, Gianluigi, Italexit. Perché qui neanche i Verdi parlano di chiusura. I Verdi si sono appiattiti su Emiliano, che parla di una non meglio precisata decarbonizzazione, giocando sugli equivoci. E allora io accetto una scelta di una forza politica come la tua, Italexit, che ha una posizione netta e chiara. Poi si può condividere o no, però è una posizione... Per me la gente sa cosa stai parlando. Quando si gioca sugli equivoci, sull'acciaio verde, su questa parola green, su questa transizione ecologica, significa prendere per i fondelli tarantini. E non solo.